Fra le poche, pochissime luci della Juve Caserta sconfitta domenica sera al Palamaggio dall'Orlandina c'è senz'altro quella di Michele Antonutti. Partito nel quintetto di tiratori scelto da coach Enzo Esposito, Michele è il primo a segnare in entrata ed è anche il primo a sbloccare la Juve dall'arco dei 6,75 m. Protagonista del duello contro Arci, di certo non semplice per uno dai mezzi atletici non stellari, Michele si è fatto valere guidando a più riprese la pastareggia in fase offensiva. Saranno 15 a fine gara i suoi punti realizzati con 3 su 5 da 2 e 3 su 4 da 3. Sin dai primi schemi si ha subito la sensazione che la squadra, a differenza delle ultime uscite, voglia cercare maggiormente Antonutti per concludere l'attacco. Lo fa bene Ron Moore che lo trova con il passaggio schiacciato all'indietro. Lo fa bene anche Dejan Ivanov che è altruista e chiude il triangolo servendogli il facile appoggio a canestro. Tutto sembra funzionare per il meglio nel primo tempo della Juve o quasi. Il 5 scambiato con Tommasini suggella l'ottimo momento dei bianconeri. Moore insiste e gli regala un altro missile, la mano è calda, Michele ha lo sguardo attento di chi ha tutto sotto controllo. Eppure la gara sfugge di mano. Quando Michele è chiamato dal coach per rientrare in campo nel terzo quarto qualcosa sta per andare storto. Il nuovo 5 scambiato con Tommasini segna stavolta l'inizio della fuga siciliana. Michele prova a scacciare la cattiva sorte con un balletto propiziatorio ma la danza delle spalle con saltelli annessi non frutterà alcunché alla sua Juve. Antonutti si impegna in difesa subendo anche il fallo di Arci nella lotta al rimbalzo. Ma poco dopo la terna non si ripete chiudendo gli occhi sul fallaccio dello stesso Arci proprio su Antonutti. Da quel momento l'inerzia si inverte, Caserta viene sconfitta e dovrà ora compiere una vera e propria impresa per restare nella categoria. Altrimenti dovrà essere brava a progettare subito un futuro in Lega 2 Gold puntando, perché no, su qualche italiano di qualità come Antonutti.